nostro avvocato Gabriele. Tra poco la laurea, sarebbe bello laurearsi. Guarda che tesi, 230.000 euro. Una cosa per volta. Via. Sarebbe bello, dicevamo, solo questo, laurearsi, anche all'eredità. Allora, la cuffia quando vuoi, i tuoi ricci capiranno che vale la pena. Le professoresse lì, guardate, splendente il sorriso di Samir e Ginevra. Noi qua a fare il tifo, voi a casa se vi va a giocare, mi sembra tutto perfetto per vivere questa nostra ghigliottina. Campione, dimmi tu. Prontissimo. E allora andiamo. Pubblico. Personale. Pubblico. Ghigliottina. Ripartiamo dalla parola personale. Percorso. Soccorso. Percorso. Ghigliottina. Bravo. Lettore. Settore. Settore. Con la S di Savona. Settore. Ghigliottina. Bene. Favorire. Favorito. Favorito. Ghigliottina. Personale, percorso, settore, favorire. Re. Altezza. Altezza. Ghigliottina. Non dimezza più il campione e giochiamo per 57.500 euro. Personale, percorso, settore, favorire, altezza. Gabriele, un minuto da adesso, daje! Tutto secondo, non i piani, tutto secondo le regole, come dire, lo schema della ghigliottina, la musica, l'attesa, l'atmosfera, la speranza, il tifo per il campione, Gabriele, che possa aver scritto la parola giusta, il suono, il gong, chiamatelo come volete, il campione che si alza ha scritto consegna, non sappiamo cosa ha scritto. Io vado, altrimenti le prof mi sgridano, ormai questo non lo posso sbagliare. È la parola che le giraffe non hanno visto di qua, forse ho fatto troppo in fretta, di qua proprio sono al buio. Allora, personale, percorso, settore, favorire, altezza, ghigliottiniste, ghigliottinisti, fate il vostro gioco, pubblicate in rete, sfidatevi, lo sapete, vi aspettiamo su Twitter, Facebook, dove vi pare, in Italia e nel mondo, ma adesso tutti a fare il tifo per Gabriele. Oh, avvocato, adesso, come in aula, diventi tu il protagonista. Posso girare? È l'unica che hai pensato? Ne ho pensate due, quindi attenzione, spero non sia l'altra. Ha scritto! Bellezza. Bellezza! Qual era l'altra? Allora, l'altra era base. Sempre partendo da altezza, altezza mezza bellezza. Quindi mi escludi base per altezza? Speriamo che non sia base. Va bene. Tutti a tifare allora, perché la parola non sia base, perché vale quasi 58.000 euro. Scrive bellezza. Sempre altezza mezza bellezza.
Poi un percorso di bellezza, mi è venuto in mente magari nelle spagne, si fa questi percorsi di bellezza, questi trattamenti. Si fa il percorso di bellezza, chiedo al mio segretario, non si fa. Non ci hanno aperto a noi due, però lo fanno, a noi ci hanno aperto. Poi sì, la bellezza personale, certo. In realtà poi non è che si lega più tanto, settore favorire della bellezza. Favorire la bellezza non è che si lega molto. Pensavo base per altezza, percorso base, non lo so se si dice. Anche con personale, la base personale, non lo so, non legavo. Favorire la base non so se poteva legarsi, come a dire, un politico che vuole favorire la propria stasera base elettorale. Stasera doppia ghigliottina, ogni campione può scrivere due parole. Stasera inizia Gabriele con bellezza e con base. La base personale? Non lo so. Ad esempio, Tempo Pazzetto e il Subbuteo, ognuno aveva la sua. La base personale, base del percorso, dice, iniziamo da qui. Io spero, basta che non sia bellezza, che non sia base. Speriamo che non sia base. Vinci la metà, capito? Favorire alla base, bisogna favorire la base per altezza, perfetto. Ma noi abbiamo scritto bellezza. Per ora, stasera ancora le notaie si stanno organizzando, quindi ancora abbiamo una parola sola, la ghigliottina. Bellezza, quella scritta a te. La bellezza personale, che è interiore, esteriore, adesso non ci perdiamo, i luoghi comuni, eccetera, eccetera. Percorso di bellezza. Anche la bellezza del percorso. Ma c'è, bravo, la bellezza del percorso, per arrivare qui dai camerini, scendi, arrivi con Carlo, Raffa, Dario, tutti i ragazzi e le ragazze. Un settore della bellezza. La moda in generale. Certo. Certo, favorire la bellezza. Certo. Non credo. E l'altezza, mezza bellezza. Non credo. Non va convinto. Manco un po', manco di qua. Ci avete una vaga idea voi? Perché è una parola molto, ad esempio, speriamo che adesso tra qualche minuto al TG1 se ne parli nell'accezione positiva del termine, che stiamo ripartendo, e quindi speriamo che sempre di più, ma la politica, le aziende e tutto, insomma, il movimento economico, lavorativo, possa favorire e godere poi della... La ripresa. Non è la ripresa, della... tu ad esempio un problema che coi capelli tuoi non ce l'hai, c'è il problema opposto tu. Ricrescita. No, non la ricrescita, okay. Levari? Crescita. La crescita non è un tuo problema. Crescita personale. Certo. Se sapeste qua cosa devo fronteggiare. Crescita personale. È partito, fermi, è partito. Crescita personale. No, sì, adesso è facile. Certo, emotiva, percorso professionale. Percorso di crescita. Ma anche un percorso di crescita personale, possiamo unire tutti insieme. La crescita del settore. Il settore in crescita, appunto, veramente, sì. In bocca al lupo con tutto il cuore. È per quello che chiedo quando arrivate, dice, ho ripreso il lavoro, sto avviando una startup, sto facendo, dico, ma come va il lavoro, il settore, l'albergo, la cosa, bene, bene. La crescita, la ripartenza, settore in crescita, poi favorire la crescita. Crescita. Diamoci una mano e andiamo avanti. E la crescita in altezza. In altezza i bambini ci segnavano sul muro, no? Ecco, che te porto qui, capito? E vabbè. La bellezza comunque è andata in finale tutti insieme prima del TG1, però non vinciamo perché la parola è un altro tipo di bellezza ed è crescita. In bocca al lupo a tutti noi per la crescita, la partenza, la ripartenza, ma pure la ricrescita, quello che ti pare. Ginevra e Samira, loro fanno crescere il programma, la bellezza. Ah, e non solo, tutto quello che fanno per aiutarmi, un povero vecchio che a quest'ora mi dice sempre TG1, crescita dell'informazione. A domani!